Stefano May, 24 podi, 11 ori, 9 argenti, 4 bronzi. Non c'è che da essere soddisfatti. Siamo molto soddisfatti. Penso che i ragazzi abbiano fatto un'impresa epica. Siamo riusciti a entrare nel cuore delle persone, dei tifosi, nel cuore delle case italiane. E il migliore italiano di tutti è venuto a vederci due sere di seguito. La prima sera, diciamo, con tutti i crismi dell'ufficialità. La seconda sera faceva una sorpresa principalmente al sottoscritto e poi credo moltissimo a tutti gli atleti della nazionale e ovvio poi a tutti gli italiani che erano E sintonizzati. trasgredendo anche al protocollo ufficiale. E sì, era di fatto una visita privata che è un evento rarissimo, soprattutto in un luogo pubblico così poco piccolo, ecco, come lo Stadio Olimpico. E stamattina mi ha confermato che è venuto perché si era divertito la sera prima. E non è male come spot pubblicitario per l'atletica. E quindi abbiamo avuto tutti modo di vedere uno spezzino a fianco del Presidente della Repubblica, e questo ci riempie di orgoglio, anche perché il 29 e 30 giugno la Spezia ospiterà gli assoluti. Sì, in effetti c'è questa grandissima occasione per gli sportivi spezzini di vedere i nostri eroi di Roma 2024 dal vivo nelle due giornate dei campionati assoluti. È chiaro che penso che in città ci sia fermento per questo momento. So che il 19 faremo una conferenza stampa di presentazione. Ora stiamo decidendo, avrei avuto piacere di provare a farla allo stadio Montagna rinnovato, vediamo se è possibile perché ancora ci sono un po' diciamo di rifiniture dello stadio, quindi vedremo se sarà possibile. Certo, l'illuminazione è pronta, lo stadio è pronto, purtroppo i 1500 posti che si presume saranno a disposizione non saranno sufficienti per tutti quelli che vorrebbero partecipare. Ma forse lì riusciamo se la vigilanza ce lo consentirà. Potremmo riuscire con una sorta di parterre, non col posto a sedere, perché effettivamente l'atleta può vedere anche di piedi, via, diciamo, tutta. Bene, complimenti Presidente, ci vediamo a casa, ci vediamo a Spezia. Vediamo a casa, hai detto giusto, non vedo l'ora.